I renziani stanno dentro o fuori dal PD? Se da qui alla Leopolda dovesse cambiare qualcosa, ne discuteremo tra di noi, ne discuteremo con Zingaretti. Non sarà una scissione nel caso, ovviamente dovremo parlarne e capire quali sono le condizioni. Certo, se è vero che si pensa a un rientro di D'Alema e Bersani, penso che dovremo discuterne, ecco, dentro al PD. L'onorevole Boschi ha detto, fra le altre cose, che se tornano Bersani e D'Alema allora si parlerà di scissione. Ha ragione, no. Loro che erano bandiera del partito hanno voltato le spalle, sono andate via, non si può riaprire la porta e farli rientrare. Le divisioni che ci sono state negli anni, lei le ha viste tutte? Sì. Le divisioni? Sono 90 anni. E se Renzi ora esce dal partito e fa un'altra divisione? Sarebbe bene che non lo facesse. Renzi e la Boschi fuori dalla Toscana che fanno? Fanno acqua. Io credo, e qui molti di noi lo conoscono quanto me, che sul piano personale sia costato parecchio a Renzi fare quella scelta. Però l'ha fatta nell'interesse del paese, mettendo al primo posto il paese. State sostenendo un governo di persone che fino a ieri vi hanno chiamato il partito di Bibbiano, a lei il partito del Banca Etruria. Sì, sicuramente non dimentichiamo le frasi che ci sono state e che hanno riguardato anche me personalmente, come altri esponenti, da Matteo Renzi a tanti altri. Non le dimentichiamo ed è il motivo per cui io su un piano personale non ritiro le denunce che ho fatto anche verso esponenti del Movimento 5 Stelle. Però la politica non si fa con il risentimento personale, si fa nell'interesse del paese, nell'interesse degli italiani. I 5 Stelle sono quelli che fino a ieri vanno offeso in tutti i modi. E ora ci andate al governo insieme, ci state, rimanete. E questa è una delle ragioni che bisogna digerire un boccone talmente amaro, almeno per me comunque. È quasi una forzatura, ma ci voleva per mettere un po' all'angolo Salvini. Se il PD perderà alle regionali dell'Emilia Romagna, lei come la prenderà? Che farà? Ragazzi, ma non parliamo nemmeno di questa ipotesi, sinceramente, quindi non vorrei che portasse sfortuna, ora proprio non ne parliamo sinceramente.